Voi mi credete se vi dico che questi sono senza farina? Wow, Diana. Prendo 180 g di quinoa e vado a sciacquarla subito. Una volta sciacquata, la metto direttamente nella pentola. Ora aggiungo 400 g di acqua e ora la cuocio. Quindi accendo e faccio cuocere la quinoa per circa 12-15 minuti con il coperchio. Ci siamo, la nostra quinoa è pronta, quindi spengo. Controlliamo, come vedete ha assorbito perfettamente tutta l'acqua e quindi adesso la facciamo raffreddare completamente. Allora, la quinoa è diventata fredda e quindi adesso vado ad aggiungere 3 uova. Ora aggiungo 100 g di olio, potete usare qualsiasi olio che preferite in questo caso. Aggiungo anche 100 g di sciroppo d'acero. Ora prendo il frullatore a immersione e frullo il tutto. Ci siamo. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, quindi molto cremosa, come vedete. Ora aggiungo 60 g di cacao amaro. Gradualmente. Quando l'impasto diventa un po' più denso, aggiungo 90 g di latte di soia. Lo aggiungiamo perché vogliamo che l'impasto si riammorbidisca come era prima, giusto? Perché Bravissimo. abbiamo aggiunto il cacao. E adesso ne aggiungeremo ancora. Ora aggiungo anche 12 g di lievito per dolci. Diana, ma io mi stavo domandando, no? La domanda un po' più chiara che potrei farti adesso è: che cosa stiamo preparando? Allora, oggi prepariamo dei dolcetti sfiziosissimi, come vedete, senza alcun tipo di farina. Adesso prendo una teglia da muffin. Come vedete, io ho messo della margarina e poi anche della farina. Io uso la margarina fatta in casa, se voi non volete usarla, potete comunque mettere dei pilottini di carta, vanno benissimo ugualmente. E ora vado a riempire gli stampini. Ma dai, cioè senza farina verranno dei muffin? Dei tortini, sì, possiamo anche chiamarli muffin, ma saranno buoni, ragazzi, mamma mia. Sopra mettiamo delle gocce di cioccolato. E ora aggiungo anche delle mandorle alla mele. Guardate che belli ragazzi, dei muffin senza farina pronti per essere infornati, vero Diana? Sì, andiamo a cuocerli subito nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 25-30 minuti. Allora, i nostri tortini sono pronti, li abbiamo appena sfornati, ma prima di andare ad assaggiarli, lasciate un mi piace a questo video, mi raccomando, condividetelo, supportateci come solo voi sapete fare, per noi il vostro supporto sapete già è fondamentale e noi vi promettiamo che saremo qui ogni giorno a condividere ricette nuove con voi. Andiamo a vederli. Andiamo a vederli subito. 3, 2, 2, 1. 1, eccoli. Ragazzi, che meraviglia. Ma ne manca uno. Ma che è successo? qualcuno l'ha rubato. Qualcuno con il nome di Diana. Eh Diana. beh, sì, dai, io sono qui in cucina, devo testare queste ricette, devo approvarle, quindi per forza mi è scappato stavolta. Vediamo un attimo. No, Wow! vabbè, che meraviglia. Ma No, ma sono sofficissimi. poi senza farina, ragazzi, senza alcun tipo di farina. Wow. No, Guarda, vabbè. Questi sono spaziali, sento Diana. il profumo di cioccolato. È arrivato il momento. Quale prendo? Quale prendo? Questo. Sono una nuvola. Puoi vedere dentro? Una Wow. nuvola di cioccolato. Buoni? Wow.